E adesso parliamo della menopausa, un periodo naturale nella vita della donna, ma con conseguenze sulla sua salute. Come prevenire, ad esempio, l'osteoporosi? Il servizio di Annalisa Azzurro. Eliana, posso chiederle da quanto tempo è entrata in menopausa? Sì, da circa un anno e mezzo. Arriva senza preavviso, spesso precocemente, come nel caso di Eliana. La menopausa è un momento difficile, per motivi psicologici, ma anche di salute, a causa del brusco calo nel livello di estrogeni. Ci sono delle conseguenze sulla pelle, perché l'estrogeno è l'ormone che fa crescere la pelle sana, è l'ormone che stimola la formazione di fibre collagene ed elastiche, che sono quelle che danno tonicità ed elasticità alla pelle. Ecco quindi che con l'arrivo della menopausa la pelle diventa più secca, diventa più arida, si cominciano a formare le prime rughette. E anche i capelli possono indebolirsi notevolmente. Una accurata visita dermatologica consentirà di individuare per ogni inestetismo il trattamento più efficace. Disponiamo di strumenti, il cosiddetto check-up cutaneo, che ci permettono proprio di studiare il colorito, l'elasticità, il tono della pelle. Poi possiamo prescrivere dermocosmetici, sostanze attive. Poi abbiamo peeling, abbiamo i filler che sono sostanze che si iniettano nelle rughe e per bocca possiamo prescrivere o degli antiossidanti o anche antiossidanti assieme a fitoestrogeni che sono estrogeni di derivazione vegetale. Ma a rischio in menopausa sono anche le ossa. Il calo degli ormoni può influire negativamente sulla quantità di calcio ed esporci a fratture ripetute, la cosiddetta osteoporosi. I fattori di rischio per l'osteoporosi sono molteplici. Uno dei più importanti, sicuramente rappresentato dalla familiarità. Abbiamo qui Francesca, che è una signora che è in menopausa da 3 anni e che ha la mamma che ha avuto l'osteoporosi. Anche Francesca dimostra una perdita di massa ossea abbastanza precoce ed è questo uno dei casi in cui è opportuno fare un trattamento con calcio e vitamina D e con farmaci specifici per l'osteoporosi per bloccare questa perdita. L'osteoporosi le ha mai dato problemi di fratture, fragilità ossea? Beh, un po' sì. La signora Filomena sta eseguendo una MOC, un esame in grado di valutare il grado di densità e resistenza dell'osso. Ma quale deve diventare, in questa fase così delicata, il calendario dei controlli? Le signore in menopausa è bene che si sottopongano una volta all'anno a visita ginecologica, con la prescrizione dei vari controlli come mammografia, ecografia pelvica, esami del sangue, che servono poi a monitorare il prosieguo della loro vita in menopausa. Tutto ciò ci consente di fare diagnosi precoce di alcuni problemi e di prevenirne degli altri.